Partire dai giovani con un forte messaggio di legalità. Sì, bisogna necessariamente partire dai giovani, instillare in loro il concetto che la legalità conviene. Noi abbiamo un progetto che da diversi anni va avanti in collaborazione con le scuole, con il Ministero dell'Istruzione. Andiamo in tutte le scuole a spiegare soprattutto quali sono i pericoli del mancato rispetto delle regole. Noi ci occupiamo di fenomeni che più che come singoli ci colpiscono come collettività. È giusto che i ragazzi acquisiscano anche questa consapevolezza. La legalità economica però è un concetto difficile da spiegare. La legalità economica è un concetto difficile da spiegare, cerchiamo di farlo chiaramente utilizzando un linguaggio semplice, diretto, con esempi pratici. Dicevo prima che i fenomeni di cui ci occupiamo colpiscono più la collettività che i singoli. Se il denaro per comprare un'ambulanza viene utilizzato per fare altro, poi tutta la collettività subisce un danno, perché poi quando qualcuno di noi o dei nostri cari si sentirà male, non ci sarà l'ambulanza che potrà venire a soccorrerlo. Al sud sono concetti più difficili da spiegare. No, assolutamente, anzi, guardi, posso dire che nella provincia di Palermo questo progetto ha avuto e avrà, continuerà ad avere, mi auguro, un successo incredibile, con numeri elevatissimi di scuole che ci chiedono di partecipare, e ammetto che qualche volta siamo costretti anche a dire qualche no a qualche scuola e a rinviare un pochino il nostro intervento, altrimenti saremmo tutti i giorni presso qualche istituto scolastico. Parlare di legalità è il nostro primo obiettivo, l'obiettivo della scuola. Educazione alla legalità significa educazione alla cittadinanza attiva, al vivere, alla convivenza civile, sociale nel senso più ampio del termine. E quindi, grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza, che ancor più di noi dal punto di vista tecnico sa parlare di legalità economica, tra il lavoro dei docenti e quello che anche in famiglia si fa, l'educazione che i ragazzi ricevono in famiglia, questa sinergia fa sì che possiamo parlare di legalità economica e di raggiungere il nostro obiettivo. Come rispondono i giovani? I giovani rispondono con grandissimo interesse e hanno voglia di legalità. Come potete vedere, il teatro è pieno e non è soltanto perché i genitori o i docenti o il dirigente scolastico ha deciso che i ragazzi dovessero partecipare. Abbiamo avuto richieste singole di scuole, di ragazzi, soprattutto quelli delle scuole superiori, che sentono fortemente di dover trasmettere e ricevere il messaggio della legalità. Poc'anzi ha sottolineato che lei porta avanti questo, voi portate avanti questo programma con le forze dell'ordine da tempo. Tantissimi anni, ci sono molti progetti che coinvolgono la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato. Lavoriamo in sinergia con la Questura, con la Polizia Municipale del Comune di Palermo, visto che noi lavoriamo sul territorio palermitano e di tutta la provincia di Palermo. E quindi questa collaborazione, diciamo, questo rispetto istituzionale è fondamentale per portare avanti il messaggio della legalità. La Guardia di Finanza incontra la città e soprattutto incontra quella che è la parte che dovrebbe essere più viva, più dinamica, cioè i giovani delle scuole. È perché vogliamo dare loro un messaggio: non devono mai cedere alla rassegnazione, devono combattere, lottare per una società migliore, devono avere fiducia nelle istituzioni, nelle forze di polizia e capire che noi siamo al loro fianco, pronti ad aiutarli. Un momento particolare comunque anche per Palermo e per la Sicilia. Un momento particolare che purtroppo da noi è ricorrente. Io penso che la cosa principale per noi siciliani è non cedere ai luoghi comuni e al disimpegno. Questo è un invito all'impegno, all'impegno civile, all'impegno sociale, all'impegno per la legalità, all'impegno per il bene comune.